troviamo nel mezzo del cammin di nostra vita? Qua ci troviamo a Policoro, anche se non sembra. Oggi è 23 agosto 2019, a 8 giorni dall'evento che si è tenuto in località Torre Mozza, il famoso spettacolo Jova Beach Party. Allora, qui adesso, no, in questo punto preciso, doveva essere meglio di prima. Spieghiamo ai cittadini che loro possono girare l'inquadratura con il dito, oppure sul telefono, oppure semplicemente muovendo il telefono, e possono osservare a 360 gradi tutto quello che... tutta l'aria che c'è qua intorno, in alto, in basso e lateralmente. Perfetto. E quindi possono vedere dove sono i tuoi piedi. Perché se no noi parliamo e magari non si capisce, invece le persone, noi ci sforziamo, proviamo a dare delle immagini che possono essere fruibili da tutti, in tutte le direzioni, e cerchiamo con le parole di spiegare le cose. Che possono meglio raccontare quello che è la realtà. Quello che è la realtà in questo momento, di come doveva essere andata tutta la vicenda. Allora, stavo dicendo prima che dobbiamo puntualizzare due cose. Questa è una spiaggia speciale. Questa si trova in pieno SIC, sito di interesse comunitario. Quindi qui siamo in un'area SIC. Quindi un'area protetta dal punto di vista ambientalistico dell'habitat naturale. Talmente protetta? Talmente protetta che si chiama Costa Ionica Foce Agri. Quindi tutta quest'area è un'area sotto protezione speciale. È talmente protetta che ci passano sulle dune. Non è dato così. Più speciale di così. Adesso cosa andiamo a fare? Adesso è diventata ancora più speciale, perché ci passano i mezzi sopra. Allora, durante la fase d'allestimento del cantiere, oltre a questa cosa che è accaduta sulla spiaggia, hanno fatto 3 varchi. Quindi sono stati fatti 3 varchi? 3 varchi, oppure chiamiamoli passaggi. E perché sono stati fatti questi varchi, mi chiedo? Sono stati fatti questi passaggi per allestire il cantiere. E quindi è stato fatto questo varco, che è stato definito varco carrabile. Ci sono bottiglie, spazzatura, ci sono i famosi gigli stati calpestati dai mezzi. Si vede bene che... Vedi, questo per esempio dovrebbe essere un bulbo. Io non sono un botanico, con 2 T, ma questo probabilmente sono dei bulbi. Ecco, però c'è chi dice che questo giglio... sta buttando qua, ci sta germando. Però non serve a niente. Vedi, ci sono anche i caschi, guarda lì. Ma c'è la testa dentro. Vedi. Hanno lasciato addirittura anche i caschi, perché non servivano. Stai attento, non è che c'è anche una testa dentro dell'operatore? E c'è anche un nome. C'è il nome pure della persona. il nome o il cognome? No, c'è punto crew. Punto crew. Punto crew, questo punto crew chi è? Allora, questo qua forse è un bulbo di giglio, che dovrebbe essere una pianta che ha una protezione. E che è stato evidente che, vedi, al confine ci sono le piante là, qua, e quindi qua in quest'area sono stati completamente diseppelliti e sono stati sparsi. Adesso vorrebbe, anche da un punto di vista dell'educazione, delle norme, del rispetto, non dell'ambiente, comunque delle persone che ci abitano, che usufruiscono di questa cosa. Ma noi viviamo in un mondo che chi se ne frega dell'ambiente. È un mondo difficile. Perché hanno detto che alla fine queste piante dovevano essere ripristinate, ok? E hanno detto anche che ci sarà meno plastica di prima. Quella è di plastica, questo casco. Questo casco qua, noi l'abbiamo visto il giorno 16, quando c'è il cantiere era fermo. Vero che l'abbiamo visto il giorno 16, abbiamo ancora le foto e i video. Chissà se lo toglieranno. No, lei è ancora lì. Allora, il menefreghismo è quello che sono venuti, hanno osservato, hanno fatto i lavori, l'hanno lasciato là, si vede da 1 miglio. E noi lo lasciamo lì, vediamo quanto tempo dura. Lasciamolo lì. Ma non è che hanno confuso del ripristino, invece del ripristino dei gigli, il ripristino del cantiere? Non è che questi hanno intenzione, già che sanno, di fare altro qua, quindi il casco già si trova. Vabbè, servirà per dopo il casco. Per qualche altra cosa. Allora, questa... Vedi qua la rete anche... Caro pari di Rinaldi... Quanto è largo questo varco? Questo varco non lo sappiamo.
In sostanza, il varco carrabile noi non abbiamo, possiamo pure aver preso un abbaglio, però di questo varco carrabile non c'è traccia in nessun documento ufficiale dei permessi della regione che hanno avuto per poter fare il cantiere. Quindi questo varco non esiste? Questo è figlio di... Ma esiste o non esiste questo varco? È figlio di NN, si dice, no? Perché non si sa. Ma c'è ma non si vede. O si vede ma non c'è. Non si capisce bene. Questo varco è stato citato solamente in un documento inviato al Comune di Policoro il 25 giugno 2019. Hanno detto il 25 giugno al Comune che avrebbero fatto tre varchi, di cui uno carrabile, che è questo, e altri due pedonali, che sono quelli che andremo a vedere. Ok? Di questo non abbiamo nessuna traccia, né nella lunghezza, né nella larghezza, né nel ripristino ambientale. Ma quello carrabile era questo? Questo è quello. Ah. Adesso già che stiamo noi, che facciamo? Che facciamo? Questo. Misuriamo. Ma funziona questo metro? Questo deve essere certificato si questo vede metro. Il certificato, poi venite voi con i vostri mezzi tecnologici. Allora, tengo io qua, vai, aspetta. Allora, l'aggancio qua. No, tengo io. Tieni qua. Vai. Questa è una rullina, si chiama rullina, sì? Metro. Sì. Vabbè. Quanto misura quello? Questo fino qua e finisce, vedi, facciamo fino al paletto. Fino al paletto, eh? 5 metri. 5 metri? Ah, ok, puoi lasciare, quindi è di più di 5 metri. Quindi io mi metto al paletto. Vediamo. Dai, senza esagerare, perché possiamo sembrare strumentati. Fino qua, dai. Teniamoci stretti. Qua, fino qua, 2,20 m. Quindi 4 più 2. No, 5 più 5 2. Più 2. 7,20. 7, circa 7. Sono giù e tu sei... Più di 2 metri di slivello. Che è stato colmato durante la fase di cantiere, perché i mezzi, come abbiamo visto, passavano. Quindi i mezzi passavano di qua. Attraverso questo varco di 7 metri, di cui non abbiamo contezza di come la regione, il comune e tutte le strutture che dovevano controllare abbiano dato il permesso a realizzarlo. Non solo il permesso, non solo al controllo durante la fase esecutiva, ma noi poi vogliamo capire quali sono stati i provvedimenti della regione, dell'ufficio compatibilità ambientale, per quanto riguarda questo varco sul ripristino ambientale. Ripristino ambientale. Ripristino ambientale. Qui ci troviamo nel secondo varco. Questo è il varco pedonale. Questo è il varco pedonale. Il Dipartimento Ambiente l'1 agosto dà l'autorizzazione ad aggiungere due passaggi pedonali. C'è scritto proprio così. Per collegare l'uno pedonali. Pedonali. Questo è pedonale. Ma pedonale significa che si può camminare con i piedi. Solo con i piedi. Solo con i piedi, ma siamo sicuri? Per collegare l'area dell'evento, che è questa lungo l'Arenile, alla strada interna del comprensorio Marinaglia. Però di qua ci sono passati con i mezzi. Poi dopo, se ci riai le immagini, le faremo vedere. Evidenziato che i passaggi citati della larghezza pari a 4 metri con pari a 4 metri, c'è scritto? Sono 4 metri questi qua? Un pochino di più. Andiamo a vedere. Sono un pochino di più. Io che c'ho? Questo. Anche lì c'è altra plastica, Scendendo. Tieni la manina qua. Allora. Io mi... La rullina di prima di 5 metri. Quindi di quanti metri è questa rullina? 5 metri, c'è scritto. 5 metri, qua, c'è scritto. E c'è scritto qua, eccolo qua. A quanto arriviamo? Siamo? Ci fermiamo un po' prima del paletto. Un po' prima del paletto. 5 metri. Quindi circa 5 metri, Ok? Un po' di più. Questo doveva essere un passaggio pedonale, largo 5 metri. 4 metri. 4 metri, e invece l'hanno fatto di 5. Pedonale che dovevano passare coi piedi, a te ti sembra che erano dei piedi molto grossi, piatti e larghi. Facciamoci anche qui, sì, roba sparsa. C'è plastica sparsa. Bello il menefreghismo di lasciare la roba sparsa. Vengono, fanno il lavoro e se ne vanno. E se ne vanno. Chi l'ha fatti questi lavori di ripristino? Boh, non lo so. Chi l'ha fatti? Chi l'ha fatto? Chi l'ha pagato? Chi l'ha pagato? Poi vedremo. Sappiamo anche chi l'ha pagato.
Ma sempre tutte queste cose ci sono scritte qua. Questa Regione Basilicata, eccolo qua, Dipartimento Ambiente ed Energia, Ufficio Compatibilità Ambientale, 1 agosto, due passaggi pedonali, ripetiamo, e dice alla fine completo ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'evento. Completo ripristino. Il termine dell'evento è il 15, perché sul cartello che conosciamo bene dei lavori è il giorno 15, ma è descritto su tutti i documenti. Quindi dal giorno 16 qua ci doveva essere un completo ripristino. Ripetiamo, oggi è 23 agosto, sono passati 8-9 giorni. Ma forse sono un po' lenti nel ripristino, ma prima o poi ripristineranno. No, imponeva 4 metri alla fine, l'ultimo giorno, dovevano ripristinare. Tu ti sporgi e trovi della plastica, questo è il completo ripristino. Alla fine dell'evento dovranno ripristinare lo stato dei luoghi, effettuare in caso di espianti, di piantare questa pianta là che si chiama Prancazium marittimum. Ah, quindi dovevano ripiantare le piante. Con un numero triplo di esemplari. Con un numero triplo. E dove sono? Io non li vedo. No, non solo non vediamo, abbiamo visto i bulbi così buttati. Può darsi pure che si buttano sulla sabbia. È rinasso. E fanno da soli. Che, per la, se- non per la serie, fate c'è voi. Così, fate voi, che io, a me mi scappa da ridere. Ok. Completo ripristino, ricordatevi, signore a casa, ricordatevi, completo ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'evento. Al termine dell'evento. Quindi questo sarebbe un completo ripristino. Ah, bello questo ripristino. Dottor Farina, ci troviamo al terzo varco, al terzo varco partendo da nord o al primo iniziando da sud. Anche qui ci sono, come potete vedere girando sempre la telecamera o il cellulare in basso, vedete il nastro bianco e rosso che si nasconde con la sabbia. Si confonde, sparisce, compare, buste che escono dentro la sabbia. Buste da dentro la sabbia, un po' di tutto. E poi un poco più là, se osservate un po' più là, ci sono pezzi di mattoni, altra recinzione arancione. Sì. In mezzo alla sabbia. Quindi la sabbia è piena di queste... di queste schifezze. Basta fare un salto qui, venite a vedere con i vostri occhi la vostra spiaggia. Ma questa mica è la spiaggia ma mia, questa è spiaggia pubblica, è la spiaggia pubblica di dei tutti. Cittadini di Policoro. Però i cittadini sono contenti, parlano su internet. No, i cittadini sono contenti perché pagano le tasse. E quindi pagano tutte, pagheranno anche per pulire. Sì, questa e sono contenti a pagare. Loro sono felici che pagano, però possono pure venire a dare un'occhiata per vedere se siamo per noi curiosità, che ci stiamo inventando le cose, eccetera. Allora andiamo di là. Quindi questo è il primo varco che adesso stiamo a esaminare ed è l'ultimo di quelli che prendiamo in visione. Da qua già si può vedere come ci sono delle orme evidenti di mezzi pesanti che hanno sormontato la duna che è stata distrutta. Questo, come abbiamo citato prima, è un altro varco pedonale. Sì. Talmente pedonale che avevano i piedi a forma di cingoli. A forma di cingoli, a forma di gomme. No? Ma il comune di Policoro che cosa ha fatto nel frattempo? Possibile che nessuno è venuto a fare i controlli? La società che ha fatto tutti questi lavori effettivamente ha comunicato il giorno 25 giugno 2019, ha comunicato al comune che si sarebbero dovuti fare questi varchi. Ah, il 20? 25 giugno. Il comune, su questa comunicazione, fa questa delibera. Ah, e cosa risponde il comune? Il giorno 9 del mese di luglio, dopo una quindicina di giorni. Dopo circa 15 giorni. E su quello che dice la Trident, dice, propone di accogliere la proposta avanzata dalla società. Ma loro sono accoglienti. Brave. Loro accolgono perché sono accoglienti. Ma che forti che sono! Ma lo sai perché sono forti? Perché loro fanno la delibera il 9 di luglio, dove dicono che devono fare due varchi. Del terzo non abbiamo ancora traccia, parlo anche del terzo. Loro fanno la delibera il 9 di luglio, però la Regione Basilicata dà il consenso alla creazione dei varchi il 1 agosto.
È simpatica questa cosa. Quindi prima la delibera? Prima la delibera con l'accettazione di una società privata che a scopo di lucro viene a fare questa devastazione qua. Quindi il comune è veggente, sa già che cosa deve fare. Quello che sarebbe successo il primo di agosto. Il primo di agosto vengono effettivamente autorizzati, però noi la delibera, che noi siamo superiori alle regole, ai concetti e al rispetto dei regolamenti e delle leggi. E soprattutto al rispetto della natura. Giovanotti rispetta così tanto la natura, guarda qui come rispetta la natura Giovanotti. Guarda, vieni. Oh, vedi che bello. Mantieni questo coso. Anche qua dobbiamo misurare. Anche qua. Perché di questi due varchi la regione dice che devono essere, mettiti vicino il paletto, devono essere 4 metri. E se noi arriviamo da quel paletto a quest'altro paletto, sono di nuovo i soliti 5 metri che sono stati bravi a rispettare. Ah. A rispettare non rispettando. 5 perché metri. Dovevano essere 4. Tira, tira. Come abbiamo fatto vedere qua. Puoi lasciarlo. Ok, qualche giglio si è salvato, vedi qua, vedi, per poco questo si è salvato giusto perché era a confine. No, guarda questo, questo è lo stesso ragionamento di prima. Questo che da fa? Da sta così, da sta così, da sta così, da sta così. Oh, come da sta? Io provo a metterlo così, poi dopo, se c'è qualche scienziato al comune che viene a controllare, qualche vigile urbano a verificare. Ma ci sono i vigili? Però il sindaco ha detto che deve piantare tutti i semini, deve ripiantare tutti i semini uno per uno. Il sindaco verrà lui a fare questo. Ha fatto questa delibera, gli ha dato il permesso. C'è scritto qua, oui. Quel giorno c'era Mascia, Marrese, buongiorno, cacciatore, la di cosa le rassegna e ce l'ha nella rassegna. Hanno fatto questa delibera per fare sta roba qua. Volete venire a vedere? Dove le regole, dove...